Finita la pandemia, Napoli torna a fare scuola nel campo della medicina. 200 chirurghi, urologi, pediatri provenienti da tutto il mondo sono arrivati nel capoluogo campano per perfezionarsi nell'utilizzo di innovative tecniche di chirurgia laparoscopica e robotica applicata all'urologia pediatrica. Un masterclass europeo e un corso di pratica avanzata che si sono tenuti nel centro di biotecnologie dell'ospedale Cardarelli di Napoli, patrocinati dalla Società Europea di Chirurgia Pediatrica e dalla Società Europea di Laparoscopia Pediatrica. Tra i partecipanti, urologi provenienti anche dall'Africa, come Faustin Moafotambo del Camerun, presidente della Società Africana di Chirurgia Pediatrica. La chirurgia mininvasiva pediatrica non è stata ancora sviluppata completamente in Africa, ma soltanto nella fase diagnostica, e quindi siamo venuti qui a Napoli per imparare le nuove tecniche chirurgiche. Tornerò in Africa proprio per creare dei nuovi corsi e per sviluppare la chirurgia mininvasiva e robotica pediatrica anche nel nostro paese. A presiedere il corso avanzato il professor Ciro Esposito, primario e professore ordinario di chirurgia pediatrica del Policlinico dell'Università Federico II. In questa epoca post-Covid le nuove tecnologie hanno avuto un grande sviluppo e grazie alla chirurgia mininvasiva noi riusciamo ad operare delle patologie addominali, toraciche e urologiche con dei piccoli fori di 3 mm ed in particolare per alcune patologie urologiche complesse e ricostruttive è indicata la chirurgia robotica, che ha la caratteristica rispetto alla laparoscopia, gli strumenti robotici hanno 6 gradi di movimento e permettono di realizzare una sutura più precisa.